possiamo ragionare di una zona rossa nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio. Sarà vietato ogni spostamento tra le regioni. Per scongiurare un innalzamento della curva dei contagi, l'intero territorio nazionale quindi sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, ripeto, dal 24 al 6. Per chiarezza indichiamo i giorni. I giorni 24, 25, 26, 27 dicembre, ancora 31 dicembre e poi 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021. La zona rossa contempla le seguenti misure. Si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità, salute. È possibile però, ecco, questa è una misura particolare che introduciamo, ricevere nella propria abitazione sino a due persone non conviventi dalle ore 5 alle ore 22. Queste due persone potranno portare con sé anche i figli minori di 14 anni, che sono quindi esclusi dal computo, e le persone con disabilità o anche conviventi non autosufficienti. L'intero territorio nazionale sarà zona arancione nei giorni feriali. Per maggiore chiarezza li indico: giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio. In questi giorni ci si potrà spostare esclusivamente all'interno del proprio comune di abitazione e di residenza senza dover giustificare il motivo. Però qui dobbiamo raccogliere un indirizzo del Parlamento che è stato chiaro: per venire incontro a chi abita nei comuni più piccoli sono permessi gli spostamenti dei comuni fino a 5.000 abitanti per un raggio di 30 chilometri. Tuttavia non ci si può spostare nei capoluoghi di provincia per non contribuire agli affollamenti dei capoluoghi di provincia, quindi delle città più grandi. Rimangono chiusi bar e ristoranti, eccezione fatta per l'asporto fino alle 22 le consegne a domicilio. I negozi saranno aperti sino alle ore 21. Comprendiamo le difficoltà economiche e comprendiamo anche l'ulteriore sacrificio economico che chiediamo agli operatori direttamente coinvolti da queste misure. Siamo al loro fianco. Già nelle scorse settimane abbiamo adottato meccanismi di ristoro rapidi e automatici direttamente erogati sul conto corrente bancario dall'Agenzia delle Entrate. Abbiamo sospeso anche contributi e tributi per coloro che hanno registrato perdite. Sono cose che devono viaggiare insieme. Misure restrittive, nuovi aiuti economici da erogare direttamente in modo efficace con meccanismi sempre più veloci. Chi subisce dei danni economici deve essere subito ristorato. Buongiorno Siena, buongiorno Radio Siena TV. Queste le parole del Premier Giuseppe Conte nella nostra copertina di questo lunedì 21 di dicembre, pochi giorni alle feste, pochi giorni a Natale e l'Italia in questo scacchiere di colori annunciato appunto dal Premier Conte che abbiamo sentito in conferenza stampa venerdì in tarda serata. Quindi oggi entrano la Toscana rientra in zona gialla, ma entrano al contempo le misure in vigore nel DPCM del 3 di dicembre, quindi il blocco delle regioni. Ieri l'ultimo di fatto viaggio, l'ultima migrazione fra le regioni d'Italia con migliaia di persone in viaggio, mentre stiamo chiudendo i viaggi che arrivano invece stavolta dalla Gran Bretagna, perché nel frattempo in Gran Bretagna è mutato il virus, il primo caso isolato anche ieri in Italia a Roma, mentre tutti i paesi d'Europa di fatto chiudono le frontiere alla Gran Bretagna proprio in attesa di capire che cosa sta accadendo. Questa mutazione che sembra più contagiosa, non diversa da un punto di vista forse della terapia o dei vaccini, ma di certo più contagiosa. Ieri il ministro della salute inglese ha detto il virus è fuori controllo e quindi insomma di nuovo un'altra difficoltà che si somma a quelle che stiamo vivendo. Si apre la settimana di Natale, sicuramente una settimana complicata per tutto il paese, anche per il governo che è alle prese con la cosiddetta verifica di maggioranza. Ieri un nuovo ultimatum da Matteo Renzi, pronto, dice, a staccare la spina del governo, e oggi Conte comincerà a vedere i partiti della coalizione.
Queste le principali notizie che vediamo subito nelle pagine nazionali, dei quotidiani nazionali, a partire dal Corriere della Sera. Virus cambiato, un caso in Italia è il titolo di apertura del Corriere. Un uomo positivo alla variante inglese, allarme in tutta Europa, stop ai voli dalla Gran Bretagna. Speranza dice più veloce, non più letale. Il vaccino sembra che funzioni. Londra, il ministro dice infezione aumentata e fuori controllo. Questo appunto il tema inglese che troviamo un po' in tutti i quotidiani, anche sulla Repubblica, che titola proprio: il virus inglese è già in Italia, la variante del Covid più veloce e contagiosa. Il governo britannico, infezione fuori controllo, primi due casi individuati a Roma. Ordinanza del ministro Speranza, stop ai voli dal Regno Unito fino al 6 gennaio, gli esperti non giudica l'effetto del vaccino. E poi Londra isolata dall'Europa, vertice d'emergenza a Bruxelles. Questo è appunto il tema. E c'è anche un'intervista alla virologa, a una virologa, Stefanelli, che dice: è cambiato il ceppo, non la sua gravità, e quindi sarebbe solo più contagioso. E ancora sulla Stampa: il virus muta, l'Europa ha paura, un caso a Roma, intervista al presidente dell'AIFA, accelera il contagio ma il vaccino lo fermerà. Sospesi i voli dalla Gran Bretagna, la variazione del Covid già ha raggiunto anche Olanda e Danimarca. Questi appunto sono i viaggi. Intanto, mentre appunto si chiudono i collegamenti con la Gran Bretagna, oggi sono arrivati, anzi ieri pomeriggio sono arrivati a Fiumicino gli ultimi voli prima del blocco totale, e nei prossimi giorni cercheremo appunto di capire quello che viene considerato ancora un virus under investigation, ovvero una mutazione su cui c'è ancora da studiare e da capire. Intanto appunto Conte ha cerchiato la crisi più vicina, oggi il tavolo con gli alleati nella gestione dei fondi in arrivo da Bruxelles. Renzi, che continua, come dicevo, a spingere per un cambiamento nella linea di gestione del recovery plan, e mentre il PD pare e voglia tenere in piedi il governo, è tutto ancora da vedere. C'è un'intervista a Dario Franceschini sul Corriere della Sera, capodelegazione del PD, che dice: al voto se viene aperta la crisi. Francamente, insomma, bisognerebbe riflettere, perché aprire una crisi di governo in questo momento forse non sarebbe proprio meravigliosa come idea. A centro pagina su Repubblica un'orrida notizia di cronaca che arriva dal Padovano: Francesca e Pietro uccisi dal padre, si rifiutava di pagare gli alimenti. Ieri appunto in una casa di un comune della provincia di Padova un uomo ha coltellato i due figli e poi si è tolto la vita. Era in guerra da tempo contro le ex moglie per una questione appunto di alimenti e di questioni economiche, e ha pensato appunto di risolvere la questione in questo modo. Francamente, notizie che non vorremmo mai dare, che ci lasciano sempre esterrefatti. Un'altra notizia invece piuttosto particolare è a centro pagina sul Corriere della Sera: Calabria, arriva l'Apecar al posto dell'ambulanza. Siamo in un paesino vicino a Crotone, e le cui strade di questo borgo sono talmente strette che l'ambulanza non riuscirebbe a passare, e quindi questa donna è stata salvata, soccorsa dai soccorritori appunto con questo mezzo di fortuna, che però ha portato a termine il suo lavoro. Queste sono le principali notizie. Appunto, vi ricordo le restrizioni del DPCM. In realtà l'Italia, la Toscana è zona gialla in questi tre giorni, e quindi riapre un pochino le maglie, l'abbiamo visto già ieri girando per il centro ad esempio, e mentre dal 24 entreranno in vigore le restrizioni più dure per i giorni di festa. Queste sono le principali notizie dei quotidiani nazionali. Direi che possiamo fermarci un attimo, fare una breve pausa e poi tornare con gli affari di casa nostra. Buongiorno,
Siena, bentornati in diretta. Venerdì ci eravamo lasciati con un lungo approfondimento sul piano industriale del Monte dei Paschi presentato dopo il CDA di giovedì sera. Bene, nel frattempo c'è stato anche un incontro tra i sindacati, le organizzazioni sindacali della banca e l'amministratore delegato Guido Bastianini. I sindacati subito venerdì mattina si erano dichiarati contrari a questo piano che prevede quasi 3.000 esuberi, hanno chiesto un incontro urgente con l'amministratore delegato e l'hanno visto venerdì pomeriggio, un incontro per adesso interlocutorio come tutto è in questa fase. Sentiamo il servizio. L'amministratore delegato si è trincerato dietro un non posso dire niente perché tutto è da sottoporre alla commissione, quindi non si è dato altri dettagli. Un nulla di fatto che non dirà dalle nubi. Il faccia a faccia tra sindacati e l'amministratore delegato di Banca MPS, Guido Bastianini, è stato un incontro solo sulla carta. Il dirigente, alla luce del piano industriale e delle possibili osservazioni del MEF e dell'Europa, si è trincerato dietro il silenzio e in pochi minuti ha liquidato le componenti sindacali. Così resta irrisolta la questione legata al fronte occupazionale. Nel piano strategico si annunciano circa 2.700 esuberi, ma come ha sottolineato Federico Di Marcello, segretario provinciale FISAC CGL, Bastianini ha specificato che il numero potrebbe variare a seconda di valutazioni esterne. Quindi, a nostro avviso, è un dato fine a se stesso. Ha detto sono quelli, ma potrebbero anche variare, perché ovviamente se il MEF o la Commissione Europea dicono che non bastano quei tagli, lui deve variare. Anche a noi quel numero lì non dice niente. Il rappresentante sindacale è poi entrato nel merito delle speculazioni sul futuro di Rocca Salimbeni, prima tra tutte quelle legata a una fusione con Unicredit. Di Marcello, a proposito, ha evidenziato come il riferimento a 6.000 esuberi in questo caso è alquanto credibile, mentre se rimanesse in piedi il piano stand-alone, quindi la possibilità per MPS di restare senza partner, lo scenario per Siena potrebbe non cambiare. Se si va avanti con un piano stand-alone davvero, confermando quindi quanto detto ieri dalla banca, per un periodo di tempo, per Siena potrebbe al momento non cambiare niente. Se c'è una fusione, c'è tutto da vedere, c'è da esaminare il piano industriale della fusione. Io dico che una fusione tra due grandi banche genera sempre molti esuberi. Ecco qua, queste erano le parole di Federico Di Marcello, segretario della FISAC CGL, sindacalista appunto della banca, raccolte da Aldo Tani, che è in collegamento via Skype con noi. Aldo, buongiorno. Buongiorno Giulia e buongiorno a tutti quelli che ci seguono. Ben ritrovato. E quindi appunto hai sentito tu i sindacati del Monte, hai seguito con noi il piano industriale, è uscito un po' quello che ci si aspettava, seppur con questa necessità ancora di andare al Tesoro e poi in Europa. Sì, io venerdì parlai con i sindacati. Il discorso è presto fatto che dalla banca nel comunicato fu detto che erano quasi 2.670 le esuberi. In realtà i sindacati con grande schiettezza hanno detto che temono in caso di operazione con Unicredit 6.000 esuberi, ma loro le danno già con contezza, perché a quelli è un calcolo matematico, come mi hanno detto loro, perché a quelli del Monte ci si aggiungono i 3.000 paventati da Unicredit e quindi a 5.670 potrebbero diventare 6.000, quindi loro hanno grande paura di questo. E soprattutto Bastianini, che è l'amministratore delegato, che accolse subito la richiesta di incontrarlo il giorno dopo, però si presentò, almeno a detta loro, dicendo qui c'è un piano industriale di mezzo, io ho bisogno di sapere se l'Europa e il MEF mi dicono che va bene, quindi non vi posso dire niente. Quindi fu un incontro come un nulla di fatto, non fu poi un incontro, fu un faccia a faccia che durò pochissimo. Loro espressero preoccupazione e poi ribadirono la sera tardi con una nota dove dicevano non abbiamo nessuna indicazione sul piano industriale e quindi siamo totalmente in alto mare.
e lì finì l'incontro. Assolutamente. Questo, è ancora tutto appunto da capire che cosa accadrà, no? Sì, il problema è che noi giornalisti, noi della stampa, ma tutto l'ambiente che ruota intorno alla galassia MPS, si va a ripetere questa frase da mesi. Il problema è che questi mesi sono passati e da qui a un mese, poco più, ci dovrà essere la risposta, perché MPS dovrà presentare questo business plan alla BCE e in questo business plan ci dovranno essere delle indicazioni precise. Non è più una cosa aleatoria o si vedrà magari, forse, dovrà essere un punto preciso, e allora lì si capirà bene il destino di quello che sarà poi la banca. Assolutamente, entro il 31 di gennaio, lo ricordiamo. A proposito di scadenze, c'è un'altra scadenza che ci interessa, che è oggi pomeriggio, perché va all'asta il famoso immobile di TLS, no? Oggi pomeriggio alle 3, quindi il primo pomeriggio, si chiudono le offerte, cioè scade il termine per presentare le offerte per l'immobile TLS, che era quello di una volta era Siena Biotech, che poi dopo il fallimento è andato all'asta e ora è proprietà del curatore fallimentare, e quindi scade il tempo per fare le offerte. Ricordiamo che l'offerta, la base d'asta, è 16 milioni di euro, era partita da 25 milioni di euro e sono andate diverse, mi sembra, due o tre aste, e ogni volta cala del 20%, quindi chiaramente più passa il tempo e più diventa anche appetibile, no, per un eventuale compratore, perché chiaramente si vede calare il prezzo. Noi l'avevamo trattata nelle settimane scorse, tu mi ricordo che avevi parlato anche con l'assessore alla sanità della regione Simone Bezzini, sì, perché chiaramente quell'immobile così prezioso per TLS, insomma, andrebbe mantenuto in qualche modo. Sì, perché ricordiamo quello che è TLS non solo per Siena, non solo per la Toscana, ma per l'Italia, perché negli ultimi mesi abbiamo visto, se si può così dire, una passerella di vari ministri, membri dell'opposizione, tutti a TLS, che è un centro dove attualmente viene studiata questa cura con gli anticorpi monoclonali, che dovrebbe essere una delle armi di difesa per i malati di Covid. Però la realtà ci dice che se non verranno presentate offerte entro le 3 di oggi, l'asta andrà nuovamente deserta, quindi calerà e il prezzo scenderà di 3 milioni e mezzo, se ho fatto bene i conti, quindi 12 milioni e mezzo all'incirca, e quindi diventa sempre più appetibile. E mettiamoci sia un compratore, un acquirente, la prossima asta, che dovrebbe essere, di solito vanno le scadenze trimestrali, però ci sta che con la discorso sanitario possa andare anche i prossimi mesi. Se arrivasse un fantomatico compratore, non è detto che poi tenga lavoratori lì, certo. E quindi tutti i dipendenti di TLS, che ricordiamo l'incubatore che raggruppa tantissime aziende, dovrebbero trovare una nuova casa. Assolutamente. Io a domanda diretta all'assessore della sanità Simone Bezzini, lui mi disse state sicuri, la regione farà la propria parte, però la sua risposta sembrava quasi nel post, cioè nel senso la regione non lascerà solo TLS, ma non mi parlò di allora, e poi le cose possono essere messe a cambiare, perché io ti parlo di qualche settimana fa, di intervenire pre, quindi di dare questa cifra, di acquisire in qualche modo questo edificio. Ricordiamo, per chi ci segue, stiamo parlando della regione, perché la regione è l'azionista di maggioranza di TLS, certo, è uno dei soci fondatori, è ancora all'interno, che però ha la quota capitale più grande. Assolutamente. E vedremo, insomma, certo sarebbe una beffa dopo tanto parlare di TLS e della sua eccellenza nella ricerca. Abbiamo avuto ospite la dottoressa Claudia Sala poche ore fa, insomma, giovedì, sarebbe una bella beffa lasciarli senza un tetto, ecco, questo senza dubbio. Aldo, un'altra notizia che trovo sui giornali di oggi, la firma Pino Di Blasio sulla Nazione, e parla di politica, visto che te parliamo spesso di politica. La Lega candida l'uomo del Chianti, Tommaso Marrocchesi Marzi, nel CDA del consorzio del Chianti Classico, designato dalla Lega per le elezioni suppletive alla Camera.
Questo sarebbe, secondo la Nazione, appunto il nome candidato dal centrodestra in quota Lega per le suppletive. Ancora non si sa però quando si vota, se non sbaglio, e non si sa nemmeno cosa farà il PD, no? Quindi ancora, intanto questo nome esce così sotto Natale. Ma allora il processo, allora ricordiamo che la Lega ora ha un commissario esterno che è Guglielmo Picchi, quindi entro febbraio, mi sembra così mi disse Picchi quando parlai, dovrebbero andare a congresso provinciale e eleggere il nuovo segretario, e allora lì poi si sarebbero mossi per individuare il profilo. Può darsi che il profilo sia della Lega, anzi quasi sicuramente della Lega, perché starebbe a loro a indicare il candidato, perché nel 2018 il candidato perdente era della Lega, e quindi per un patto non scritto dagli alleati allora era Borghi, e quindi starebbe di nuovo a loro. Che il nome sia questo è difficile. Ancora, ancora è un'ufficialità, dico, il suo nome viene dato in pole position rispetto a quelli trapelati nelle scorse settimane. Con Giulia ne avevamo parlato anche insieme, la volta scorsa, due volte fa, era il nome era Agnelli, il sindaco di Castiglione Fiorentino, quindi è vero non era in quota Lega, era un civico spostato nel centrodestra, però quindi secondo me... considerando che si vota entro il 31 marzo, di nomi ne verranno fuori. Per esempio l'altro giorno che parlavi del PD ho visto che il nome nuovo era Andrea Valenti, ovvero il segretario provinciale del Partito Democratico. Sappiamo che la volontà di Valenti e del PD locale sarebbe di quello di candidare una figura del posto, del territorio, certo, un senese possibilmente, però pende sempre forte la candidatura di Enrico Rossi, anche se non se ne parla, è chiaro che quella candidatura c'è. Vediamo, poi lui ora è attivo in Umbria come commissario del PD, vediamo quando si arriverà, fra un mese che ne sarà, però insomma quella è una candidatura forte. Quindi anche dalla parte del centrodestra i nomi normali girino, questo è l'ultimo nome, ci sta che poi arrivi lui, ma come di solito quando escono così presto ci sta anche che vengono bruciati poi. Assolutamente, chissà se poi le vacanze porteranno consiglio o se saremo tutti impegnati invece nei panettoni e negli auguri, anche se ognuno a casa propria come vuole Giuseppe Conte. Aldo, siamo arrivati in chiusura della nostra parte, quindi io ti ringrazio, ne approfitto anche per farti gli auguri, perché noi ci vediamo dopo Natale. Grazie mille Giulia e grazie a tutti quelli che ci seguono, e auguri a tutti, anche a loro, e auguri soprattutto a te chiaramente. Buona giornata. Buona giornata. Ciao, grazie Aldo Tani, noi ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità e poi torniamo. Buongiorno Siena, bentornati in diretta. Parlavamo di casa nostra e delle ore scorse questa allarme scattato e poi rientrato al Campanzi, la casa di cura del centro, dove insomma ci sono stati 9 ospiti positivi, sono risultati 9 ospiti positivi e un operatore nelle ore scorse, quindi chiaramente attivato il piano di emergenza in questi casi, per cui, come spiega il direttore dell'ASP Mario Valgimigli, che l'ASP ricordiamo gestisce la struttura del Campanzi, dice gli ospiti risultati positivi sono stati trasferiti in ospedale e isolati, e adesso si sta facendo un secondo giro di tamponi per 25 ospiti e 30 operatori sanitari per confermare la negatività. Sono tutte persone che erano già risultate negative a un primo tampone, ma che adesso faranno il secondo giro di tamponi. Quindi dice appunto ancora il presidente dell'ASP Valgimigli, tutti gli ospiti sono stati trasferiti, gli ultimi rimasti al Campanzi sono stati sottoposti appunto nei giorni scorsi ai tamponi, e poi la maggior parte sono stati trasferiti ad Abbadia San Salvatore, per il resto non ci sono nuovi casi, tutti gli altri tamponi effettuati hanno dato esito negativo. Quindi dice il presidente insomma che hanno contenuto
il pericolo e che sono previsti appunto da oggi altri 25 ospiti e 30 operatori saranno sottoposti di nuovo al tampone per avere la conferma della negatività. Quindi questo insomma un po' per rassicurare, sappiamo bene quanto il virus diventa pericoloso quando entra nelle residenze per anziani e quindi ecco è importante riuscire a bloccarlo. Questa è la notizia che troviamo sui giornali con le parole appunto del presidente dell'ASP. Intanto da oggi, come detto in apertura, la Toscana è zona gialla, anzi da ieri in realtà, anche se per pochi giorni, perché poi entreranno in vigore le misure contenute nel cosiddetto decreto Natale. E, cosa succede? Che riaprono molti negozi, riaprono i bar e i ristoranti seppur solo fino alle 18 e l'abbiamo già visto ieri con il centro che si è riempito di persone. Noi sentiamo intanto che cosa ha detto durante il weekend il presidente della regione Eugenio Giani lanciando proprio la Toscana zona gialla. Sentiamo le sue parole. Quindi almeno per 4 giorni la Toscana sarà zona gialla, naturalmente ciò non significa abbassare la guardia, anzi io invito tutti i cittadini ad avere quel comportamento virtuoso fatto sempre di mascherina, di necessità di usare quei disinfettanti per le mani, di distanziamento, di autocontrollo. Io sono convinto che questo ormai è un po' entrato nella cultura di ciascuno di noi. In realtà i risultati che i dati ci danno, come avevo detto già l'altra settimana, ma è da questa che riusciamo a seguire ciò che erano le indicazioni che vi avevo preannunciato, noi abbiamo dei dati estremamente positivi sul piano nazionale. Oggi ho avuto la comunicazione che i primi vaccini, 60 vaccini, arriveranno fra 9 giorni, il 27 di dicembre, e saranno destinati a operatori sanitari. Arriveranno alle 7 la mattina a Careggi, li distribuiremo nei 12 punti di vaccinazione che abbiamo preordinato, gli ospedali dei capoluoghi di provincia e in più l'ospedale appunto a Firenze, sia di Torregalli che di Careggi, e l'ospedale a Empoli. Noi manderemo 50 vaccini per ciascuno di questi ospedali. Saranno 6 uomini e 6 donne i primi, ciascuno nei presidi, e saranno 4 medici, 4 infermieri, 4 operatori sanitari. È un modo, quello del vaccino, per vivere una dimensione che si amplierà nei primissimi giorni di gennaio e porterà a utilizzare i 116.420 vaccini che ci sono stati assegnati per la prima fase. Anzi, stasera mi arriva notizia che probabilmente arriveremo anche a 10.000 in più, proprio perché abbiamo dato garanzia di una rete di organizzazione e di distribuzione di vaccini efficiente. Ma sarà solo il primo passo, quello dei vaccini agli operatori sanitari, che ringrazio perché hanno risposto in massa. Abbiamo avuto 128.000 lettere di adesione, quindi vi è la quasi totalità di coloro a cui era stato chiesto di prenotarsi. Un bel esempio per i cittadini, perché dopo gli operatori sanitari a fine gennaio inizierà la distribuzione del vaccino, che porterà con una gradazione di categorie, soprattutto prima i soggetti a rischio, a vaccinare tutta la popolazione. Questo è il piano anche per la campagna di vaccinazione per la Toscana, che poi rispecchia quello del paese. È atteso per oggi il via libera delle autorità europee al vaccino Pfizer e il 27 appunto di dicembre dovrebbe essere questo Vaccine Day, questo avvio ideale in contemporanea in tutti i paesi d'Europa. E abbiamo sentito anche da appunto dai Giani che come funzionerà, seppur a livello simbolico, in tutti gli ospedali del territorio. Già che siamo a parlare di Toscana, facciamo il nostro salto oltre le mura e andiamo in Valdelsa, dove come sempre c'è per noi Filippo Tecce. Sì, buongiorno Giulia, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ci siamo lasciati alle spalle una settimana molto significativa per quel che è successo venerdì a Ranza, al carcere di Ranza a San Gimignano, appunto, quando l'arcivescovo e cardinale Augusto Paolo Lo Iudice ha appunto fatto visita, ha visitato il carcere di Ranza a San Gimignano per sostanzialmente fare i saluti in vista, in previsione del Natale. Lo Iudice
venerdì ha visitato Ranza per la terza volta, dunque non era la prima visita al penitenziario di San Gimignano, ed è stato accolto dal direttore Giuseppe Renna. È arrivato circa alle 10 di venerdì mattina, ha celebrato la messa ad una parte ad una delegazione dei detenuti nel teatro, nella zona del teatro del carcere, che nella circostanza è stata riadattata al luogo di culto proprio per celebrare la messa anche ad una parte appunto dei poliziotti del carcere di Ranza San Gimignano. Il messaggio di Lo Iudice è stato un messaggio fondamentalmente di speranza, un messaggio improntato proprio alla speranza che una nuova vita possa sempre cominciare anche per chi in questo momento vive sicuramente una situazione complessa e di restrizioni, ovviamente oltre quelle legate al coronavirus. È difficile il quotidiano fuori da una casa di reclusione, dunque figuriamoci all'interno. Tra l'altro il virus è entrato all'interno delle mura del carcere di Ranza lo scorso mese, a novembre, adesso anche se la situazione per fortuna è monitorata quotidianamente, non ci sono casi registrati di positività al Covid-19 al carcere di Ranza San Gimignano, che però li ha avuti nelle scorse settimane, lo scorso mese, casi che sono stati immediatamente individuati e circoscritti, isolati, come ha raccontato anche lo stesso direttore del carcere Giuseppe Renna. Appunto, sempre San Gimignano, perché il sindaco Andrea Marrucci è tornato a far sentire la sua voce nei confronti del governo per, come dire, chiedere un salto di qualità, adesso che oltre che la gestione sanitaria c'è bisogno anche di intervenire per quelle che sono le complessità da un punto di vista economico. Un tema è quello certamente degli affitti, perché è evidente, se gli esercenti non lavorano poi diventa complicato pagare gli affitti, quindi questo è un tema, dice Marrucci, irrisolto, sul quale il governo deve porre attenzione. C'è poi un altro aspetto, che è quello, dice Marrucci, del superamento dei codici Ateco per la ripartizione dei ristori e dunque delle risorse, che è una presa di posizione comune, simile, vicina a quella di tante associazioni di categoria, che dicono la crisi è complessiva, la crisi avvolge tutti, per cui andiamo a vedere quelli che sono i fatturati a fine dell'anno, facciamo una comparazione tra il calo del fatturato tra il 2020 e il 2019, a quel punto si vada a derogare dei ristori veri. Questa è la presa di posizione delle associazioni di categoria, che non è distante da quella di Marrucci, che appunto chiede che venga superato il meccanismo dei codici Ateco per la ripartizione delle risorse. A proposito di risorse, dalla regione toscana arriveranno per le attività della somministrazione circa 2.500 euro, una misura a cui sono interessati potenzialmente 20.000 operatori toscani. È una misura che serve per le spese correnti e non per fare investimenti. Chiudo rapidamente con Poggimonsi, perché la giunta comunale ha approvato il progetto di potenziamento e di aumento dei parcheggi del centro storico, compatibilmente con la pedonalizzazione di piazza Berlinguer. Dunque verranno recuperati altri posti auto in altre zone della città per permettere in futuro, in prospettiva, di avere una piazza Berlinguer appunto pedonalizzata, piazza Berlinguer che di fatto si trova in centro a Poggimonsi. A te, Giulia. Grazie a Filippo Tecce dalla Valdelsa. Citava la visita dell'arcivescovo dello Iudice, del cardinale Lo Iudice, ancora non mi sono abituata a chiamarlo così, a Ranza. In realtà anche per le celebrazioni natalizie cambia tutto, perché chiaramente con il coprifuoco alle 22 vengono anticipate tutte le funzioni. Sappiamo, leggo dal Corriere di Siena, che la funzione del 24 di dicembre in Duomo si terrà alle 20, all'ora di cena, e la celebrazione di Natale è programmata invece alle 11, mentre quella dell'ultimo giorno dell'anno per la solennità di Maria Santissima Madre di Dio e il Te Deum di ringraziamento si terrà alle 18. Insomma, questo è stato stabilito il calendario. La messa di Natale delle 20 dovrebbe andare anche in diretta e streaming e TV, proprio per permettere alle persone di partecipare in cattedrale. Noi ci fermiamo ancora un attimo, breve pausa, e poi torniamo, andiamo a parlare di virus. Good morning, Vietnam.
Buongiorno Siena, bentornati in diretta. Dicevamo appunto delle celebrazioni in cattedrale, saranno trasmesse in diretta anche su Radio Siena TV, quella del 24, la sera di vigilia alle 20, e quella del giorno di Natale alle 11, quindi insomma per chi non possa o voglia andare in cattedrale, dove saranno comunque gli accessi contingentati, le celebrazioni di Natale saranno anche in diretta su Radio Siena TV. Cambiamo argomento, come annunciato parliamo di virus. Perché? Perché chiaramente il tema, ahimè, insomma, ci accompagna ormai da quasi un anno, ma bisogna sempre ascoltare chi ne sa, e in questo caso ne sa la professoressa Maria Grazia Cusi, che è una virologa, è anche una docente di microbiologia e microbiologia clinica nel Dipartimento di Biotecnologie dell'Università di Siena, e è direttrice dell'unità operativa complessa di microbiologia e virologia delle Scotte. Noi l'abbiamo anche avuta ai nostri microfoni. Ricordiamo che proprio con il suo gruppo di ricerca del laboratorio di virologia delle Scotte è stata la prima in Toscana ad aprile scorso a isolare il virus del SARS-CoV-2. Noi la sentimmo proprio in quell'occasione. Beh, nelle ore scorse è stata protagonista di una conferenza dal titolo SARS-CoV-2, origine, trasmissione e patogenesi, che ha tenuto appunto all'Accademia dei Fisiocritici, della quale è appunto un membro, un'accademica, e noi abbiamo recuperato parte di quella conferenza che è andata in diretta streaming, perché la professoressa Cusi in quell'occasione ha risposto ad alcune domande che sono domande, diciamo, che ci sentiamo fare spesso e che sentiamo fare spesso dalle persone, e quindi ci sembra interessante andare a sentire le sue parole, intanto che diventano sempre più attuali alla luce di quello che sta accadendo con la mutazione inglese. Infatti una delle prime domande che sono state fatte alla professoressa Cusi è stata proprio sulla mutazione. È vero che il virus SARS-CoV-2 muta meno di altri? Sentiamo le sue parole. Allora, è vero che il virus SARS-CoV-2 muti di meno. Questo perché? Perché è provvisto di una enzima che ha attività proofreading, significa di correzione di body, cioè se l'enzima nel fase di replica virale viene inserito un errore, viene inserito un nucleotide sbagliato, il virus può correggerlo e rimettere quello giusto. Il fatto che muti meno di altri virus è sicuramente utile per noi, perché in questo modo è stato anche possibile già fare e costruire un vaccino. Qualora si trattasse di un virus che muta molto, come può essere ad esempio l'HIV, il problema sarebbe molto maggiore. Quindi sarebbe più complesso poter fare un vaccino valido se la proteina spike cambiasse o mutasse molto frequentemente. E a proposito di mutazioni, stiamo parlando proprio di questa mutazione inglese, la variante inglese che è stata riconosciuta e isolata anche ormai in Italia, e quindi è davvero più contagiosa di quella a cui siamo stati abituati fino ad oggi? Non credo, perché andando a fare un'analisi metagenomica c'è un sito che riporta moltissime, che raccoglie, diciamo, tutte le sequenze di SARS-CoV-2 di isolati, e è stato visto che in realtà non esistono delle mutazioni particolari che possono essere correlate a un maggior carattere di virulenza. Ecco ancora le domande alla professoressa Cusi durante questa conferenza che ha trasmesso l'Accademia dei Fisiocritici. Un altro tema molto attenzionato è quello delle reinfezioni, ovvero chi ha avuto il Covid e è guarito può tornare ad ammalarsi, può reinfettarsi, e in tal caso come funzionano gli anticorpi? Sentiamo ancora la professoressa Cusi. Le reinfezioni non credo che siano così frequenti come si pensa. Di casi di reinfezione effettive e scientificamente provate ce ne sono poche, e questo sarebbe possibile soltanto se uno riuscisse a confrontare il genoma virale del virus isolato la prima volta e del virus isolato successivamente. Per quanto riguarda la possibilità di reinfezione, possiamo dire invece che molto spesso è frequente una sorta di recrudescenza, cioè di riattivazione del virus, perché a distanza di tempo
dall'infezione, dalla prima infezione, dalla sintomatologia, anche dopo magari campioni negativi, è possibile ritrovare il virus attraverso il test del molecolare, con o senza sintomi. Il vaccino credo che si potrà aiutare il paziente, almeno lo speriamo tutti. Dopo la prima infezione, fasi di reinfezione potrebbero esserci se il soggetto non ha sviluppato anticorpi neutralizzanti. Questo è possibile perché nel momento in cui il soggetto viene infettato vengono prodotti tantissimi anticorpi e tra questi anticorpi gli unici che sono in grado di proteggere sono quelli neutralizzanti che vengono riconosciuti attraverso un test particolare abbastanza complesso da fare in alcuni soltanto pochi laboratori in grado di farlo e che riconoscono la presenza di anticorpi in grado di indurre proprio l'infezione delle cellule da parte del virus. Quindi alcuni soggetti possono avere un titolo di anticorpi non dico altissimo, ma anche diciamo, modesto, ma anche comunque un titolo anticorpale adeguato e non avere anticorpi neutralizzanti. In quel caso il soggetto può andare incontro di nuova reinfezione. Ecco, anticorpi e vaccini, questo è l'altro tema su cui si sta ragionando, come dicevamo oggi dovrebbe arrivare dalle autorità europee il via libera al vaccino della Pfizer e mentre l'FDA sta autorizzando anche il vaccino di Moderna, ma come funziona il vaccino proprio con gli anticorpi, cioè come reagisce il nostro corpo? Sentiamo ancora la professoressa Cusi. Allora, dopo la prima dose di vaccino cominciano a comparire i primi anticorpi, ma sicuramente il livello adeguato di anticorpi neutralizzanti si ottiene dopo la seconda dose. Questo avviene un po' per tutti i vaccini. È necessario dopo la prima dose un richiamo, un altro booster, che favorisce la produzione di anticorpi specifici, quelli che dovrebbe indurre il vaccino sono quelli che dovrebbero andare ad inibire il legame del virus al recettore cellulare. Ecco qua, infine un'ultima domanda su una ricerca effettuata proprio dalla professoressa Cusi con il suo team, che è quella relativa alla luce blu, la luce LED blu, che secondo i loro studi appunto sarebbe in grado di sanificare gli ambienti, di sterilizzare le superfici, che possa essere proprio quella la svolta o comunque una nuova frontiera per sanificare gli ambienti sanitari. Sentiamola. Io penso di sì. È possibile utilizzarlo, cioè da dire che utilizzare la luce LED a quella lunghezza d'onda a quel vantaggio non può essere fatta in presenza dell'uomo, perché quella lunghezza d'onda darebbe comunque fastidio sicuramente agli occhi, però sicuramente può essere utilizzata in ambienti tipo ambulatori o altri locali dove può essere un affollamento e quindi andare a utilizzare questa luce tra un intervento e l'altro oppure tra un momento all'altro, non dico tra un paziente e l'altro, però ogni mezz'ora sarebbe possibile fare ad esempio un trattamento di un quarto d'ora, mezz'ora, che potrebbe sicuramente aiutare a rendere più pulito l'ambiente. Ecco qua, queste erano le parole della professoressa Maria Grazia Cusi, virologa, capo dell'unità operativa di virologia delle Scotte, raccolte durante questa conferenza che è stata trasmessa dall'Accademia dei Fisiocritici. È un ciclo di conferenze sulla medicina che i fisiocritici stanno trasmettendo sui loro canali social e che potete ritrovare anche sul loro canale YouTube e che ci aiutano, secondo noi, a capire meglio ciò che ci accade intorno, perché su certi temi è sempre bene dare parola agli esperti, e quindi ecco perché vi abbiamo riproposto le parole della professoressa Cusi. Noi ci fermiamo ancora un attimo, andiamo in pubblicità e poi torniamo per l'ultima parte di Buongiorno Siena. Buongiorno
Siena, bentornati in diretta da uno streaming all'altro. Ormai siamo abituati a vedere gli eventi che appunto accadono online. Prima abbiamo parlato di questa conferenza dei fisiocritici. Beh, venerdì online si sono celebrati i 50 anni della facoltà di lettere. Anche quello appunto è stato celebrato sui canali social dell'università con la professoressa Gabriella Piccini, che ha introdotto i lavori, poi insieme a lei Maurizio Boldrini e tanti altri ospiti che hanno ripercorso le tappe della facoltà raccontandone la storia a cui siamo tutti legati. Io personalmente, ospite speciale dell'iniziativa, anche Gianna Nannini. Vediamo il servizio. Lei si laureò con una tesi sulla voce e il corpo e facemmo subito dopo un'iniziativa con Pietro Clemente, Caterina Bueno, proprio per collegare la sua laurea, il suo corso di studi e quello che stava studiando anche a quelle attività che richiamava Bettini. Bene, Gianna non è potuta essere presente, in una fase molto impegnata sta registrando, insomma sta facendo il suo mestiere, però ci ha mandato il messaggio che ora mandiamo in onda. Iniziata a Siena grazie all'università, grazie alla facoltà di lettere e filosofia che mi ha fatto entrare in un mondo anche artistico, grazie al piano di studi. Volevo festeggiare con voi questo momento di 50 anni, che sembra ieri, ma nostri, di questa facoltà, soprattutto per un futuro nostro, ancora più nostro, e per dare nuovi input a tutti gli studenti che verranno. Io ho avuto anche la possibilità di fare cantar toscano all'università, raccontare tutto quello che fa parte della cultura toscana, cioè l'ottava rima, grazie a Caterina Bueno, che mi ha dato tutti gli ingredienti di quello che per me era naturale, l'ottava rima, Siena. Però questo è una cosa da non dimenticare. E spero la facoltà di lettere porterà avanti ancora di più questo discorso, questo concetto della cultura popolare, perché è lì la vera letteratura, la vera filosofia della vita, e va cercata lì. Quindi io sono con voi e per sempre. Sono con voi per sempre, queste le parole di Gianna Nannini per l'Università di Siena, la Facoltà di Lettere, e insomma mi unisco a queste celebrazioni per questa facoltà che personalmente ho amato, e quindi buon compleanno alla facoltà di lettere. Ultima notizia dai giornali di oggi, si parla di Palio e Contrade. L'altro ieri L'Aquila è andata al voto, pioggia di voti per il rinnovo del priore Francesco Squillace, che è stato rinnovato con una percentuale altissima, il 95% dei votanti. Con questa notizia noi chiudiamo la nostra trasmissione, ma come ogni lunedì è il tempo di Maura Martellucci con la sua pillola Accadde il lunedì, e oggi ci porta a scoprire come si spegnevano gli incendi alla fine del 200. Maura Martellucci, che trova sempre questi racconti straordinari per ripercorrere insieme la storia della nostra città. Con questo noi ci salutiamo, io vi auguro una buona giornata, ringrazio Samu Piras in regia, al quale oggi ho fatto fare un super lavoro di organizzazione, e poi noi ci vediamo domani con un'altra puntata di Buongiorno Siena. Maura Martellucci, Accadde lunedì. Il 21 dicembre del 1296 il Consiglio della Campana approva uno statuto in base al quale ogni singolo cittadino doveva venire a conoscenza delle regole da applicare in caso di incendi per prendere parte lui stesso all'opera di spegnimento del fuoco che ovunque fosse scoppiato nella città. All'annuncio del fuoco, che veniva dato dal suono della campana oppure da un banditore, un certo numero di persone, che soprattutto quelli avevano mestieri importanti come gli asinai, i vetturali, i portatori di biada, i falegnami, i muratori, quindi coloro che potevano fattivamente servire per spengere un incendio, si dovevano mettere in moto per recarsi sul posto e domare le fiamme. L'attrezzatura a loro disposizione a questa fine 200 era veramente scarsa. Si parla di recipienti per portare l'acqua, di coppe in terracotta, di stracci umidi da innalzare sulle pertiche per spengere i focolai più alti. Potete immaginarvi con le case di questo periodo, che erano quasi totalmente in legno, quanto potessero essere efficaci questi mezzi.
Oltre si parla dell'uso di ramponi, di scale, di scure, di accette, di seghe, con le quali abbattere le muraglie più vicine in modo da creare una linea tagliafuoco, diremo oggi. Alla fine del XIII secolo, quindi, non esistendo a Siena un corpo vero dei vigili del fuoco, nel senso moderno del termine, era comunque operante, in qualche modo, un gruppo scelto di persone che doveva intervenire necessariamente in questi casi che più delle volte si rivelavano fatali per la zona in cui si accendevano. Per l'uomo medievale, infatti, sia che vivesse in città sia che abitasse nei piccoli villaggi di campagna, gli incendi erano delle vere e proprie calamità, come le pesti, potremmo dire. E bisognava farci conto ogni giorno, perché appunto l'utilizzo di materiali di legno, paglia e cose simili dava modo ad ogni piccola scintilla di creare delle vere e proprie rovine e catastrofi per la città. E veniva paragonato non a caso a guerre, veniva paragonato a pestilenze, abbiamo detto a carestie, e il fuoco era sentito come una vera dannazione. Così lo descrive infatti Paolo di Pace da Certaldo nel 300° libro dei Buoni Costumi. Scrive Paolo di Pace da Certaldo: molto ti guarda da questi pericoli, imperò che molto sono grandi e di grande rischio. Ciò sono fortuna di mare e di fuoco e d'acqua corrente, di furore di popolo e di correre di uno cavallo molti e di lingua di rea femmina e di signoria di villani e di corsari di mari e di schierani di terra. Quindi il fuoco faceva veramente paura. Per parlare di un corpo organizzato dei primi vigili del fuoco, dovremmo aspettare però alcuni secoli a Siena.